le paghe. Questo è il momento in cui è creare opportunità di lavoro. È meglio prendere meno e lavorare piuttosto che stare a casa e tenere paghe che non siano competitive. Di questo ci dobbiamo, perché se noi non capiamo questo, succederà che quando c'è la ripresa a San Marino non avremo più gli imprenditori, non avremo più chi lavora, mentre noi abbiamo bisogno che oggi il paese, che ha già il vantaggio di una fiscalità molto più leggera che altrove, crei anche condizioni per cui il costo del lavoro qui sia minore, in maniera tale che quando la ripresa ci sarà, sarà un vantaggio per tutti tornare su, perché c'è già l'impresa qui che lavora, ci saranno già coloro che lavorano. Ma se noi adesso in questa fase li allontaniamo e rimaniamo senza imprenditori, quando la ripresa ci sarà, non sarà per noi, saranno per gli altri paesi che hanno fatto carte false per avere in questo momento gli imprenditori sul loro territorio. Di questo ci dobbiamo rendere conto, cioè il paese è ricco, non è ancora un paese povero il nostro. Dobbiamo metterci nell'idea di come in questo momento possiamo utilizzare questa ricchezza per creare prospettiva per il futuro e non semplicemente, come dire, pensare che questa è questione privata di qualcuno. Fatemi terminare con una questione che credo si allaccia al tema dell'inizio. Io dico sempre, quando parlo con gli imprenditori, il mio compito di politico è fare in modo che la vostra capacità di creare profitto, che è legittima, perché se no non c'è impresa, perché deve essere capace l'impresa di creare profitto, la vostra capacità di creare profitto deve essere legata, e questo è il mio compito come politico, a quello che è l'interesse generale. La gente deve riuscire a percepire che se nasce quell'impresa non è solo per l'imprenditore, quell'impresa è per le famiglie che ci lavoreranno, per il contesto sociale che da quell'impresa deve sentire che viene un vantaggio anche per loro. Se invece noi continuiamo a concepire ogni attività imprenditoriale come qualcosa di dannoso, perché porta via un pezzo di territorio, perché succede quello, si arricchisce quello, ecco, noi continueremo a desiderare che questo paese non sia per lo sviluppo che poi tutti cerchiamo di rivendicare. Allora io credo che, per terminare, la situazione è di emergenza, ma non di emergenza perché i conti dicono che sono sbragati. Io credo che guardando qual è il debito pubblico che in questo momento hanno i paesi d'Europa e del mondo, noi se potessimo fermare la situazione qui potremmo cantare di gioia. Il problema è che questa situazione può velocemente peggiorare se non facciamo quel lavoro di smettere di spendere di più di quello che incameriamo e se non costruiamo le condizioni perché ci sia lavoro e perché il paese sia fatto di persone il cui benessere, la cui ricchezza viene fuori dalla loro attività lavorativa. E giro subito al segretario Mussoni, dunque di lavoro abbiamo parlato. Sembra di capire dal segretario Valentini se lei è in linea o meno, serve un nuovo patto tra pubblico e privato? Ma io condivido molto questa analisi che dà per scontato che il nostro sistema ha bisogno di un cambiamento profondo, no? Quindi non siamo in una situazione di emergenza perché abbiamo dei conti sballati. Siamo in una situazione di difficoltà che ci impone di fare delle scelte molto forti e le dobbiamo fare per far sì che il paese sia un paese moderno, che sia all'avanguardia, che possa riprendere un passo di sviluppo significativo. Io, fra l'altro, poi è nata anche un po' una polemica nei giorni scorsi, io sono molto convinto di questo aspetto, cioè noi non dobbiamo considerare il settore pubblico come il problema di questo paese, ma al tempo stesso non dobbiamo neanche fare finta che mentre ci sono incertezze private ci sono certezze pubbliche, perché di fatto oggi abbiamo un settore molto importante che è quello pubblico che gode di una certa stabilità, di una certa sicurezza, e abbiamo il settore privato che gode invece di una certa difficoltà e di una certa instabilità. Noi non dobbiamo procedere, secondo me, con tagli nel senso di posti di lavoro, però dobbiamo procedere con molta più decisione
in una riorganizzazione della pubblica amministrazione, nella logica di avere, come ho detto, orari degli uffici, degli sportelli aperti tutta la settimana, cercare di avere più servizi, cercare di riportare, non con la bacchetta magica, ma, ripeto, con coraggio, con determinazione, e abbiamo oggi le condizioni anche di un'importante riforma che è stata portata a termine, però lo dobbiamo fare, perché se noi non facciamo questo creiamo sempre più divario tra il settore privato e il settore pubblico e rischiamo di creare una conflittualità che peraltro io personalmente sento, per quella che è stata la mia esperienza di governo, come una conflittualità latente. Quindi dobbiamo non metterci i parocchi su questa tematica. Questo io credo che con una capacità seria, con un progetto serio, con degli interventi, con dei prepensionamenti, con l'aumento degli orari, con la turnazione, con tutti quelli che sono gli strumenti che sono anche individuati già nell'allegato Z che abbiamo approvato con la finanziaria, ma con la volontà politica di andare in questa direzione, io credo che questo tipo di approccio possa essere già un significativo passo nella direzione del privato, e quindi potremmo, dal mio punto di vista, mantenere le garanzie per chi oggi ha un lavoro pubblico, ma avvicinare questo lavoro anche a quello del privato. E credo che questa sia una delle sfide che ha anche detto Pasquale di modernità, di cambiamento del nostro sistema, perché se oggi un'azienda viene a San Marino e trova il martedì pomeriggio l'ufficio chiuso, tributario faccio per dire, non è possibile nel 2012 in un'economia che viaggia ai 300 all'ora, dove devi stare collegato tutto il giorno col mondo. Allora, o noi ci mettiamo in questa logica o se no rischiamo di avere un paese non competitivo. E allora bene comune vuole anche dire, come dicevo, avere un'idea del futuro e cominciare anche a fare dei passi sostenibili nella direzione giusta. Ecco, io credo che questo possa essere, per rispondere alla domanda, uno dei temi con cui, nel rispetto delle professionalità, con coraggio, con decisione, ma anche con responsabilità verso chi ha delle garanzie e ha un lavoro, sul quale credo che la politica debba non più interrogarsi, debba cominciare a fare dei percorsi. Io torno al tema della serata, ma voglio soprattutto tornare, visto che il tempo stringe, alle domande che avevano posto in apertura di serata, poi se volete tornare su questi temi sarete voi a prendere la parola. Con Giorgetti ripartirei proprio dalla seconda domanda. Lei già prima brevemente aveva accennato, i giovani chiedono cosa è successo sulla riforma tributaria, e lo chiedo a lei perché pochi giorni dopo l'ultimo consiglio lei definì una mancanza di responsabilità quella di aver tenuto fuori dall'ordine del giorno del consiglio, dell'ultimo consiglio, proprio questa riforma fondamentale e importante. I giovani chiedono nello specifico cos'è successo, nei fatti si è privilegiato l'interesse di parte, è mancato qualcosa o si è trattato di interessi inconciliabili? Ma la riforma tributaria di cui abbiamo parlato per oltre 2 anni era un passaggio molto importante per uscire fuori dai tanti discorsi che si sono fatti a lungo nel nostro paese senza però arrivare a concretizzare dei passi concreti sulle strade della modernizzazione, perché spesso si è parlato dell'esigenza di avere un paese moderno, un paese competitivo con ciò che ci circonda, un paese, una volta archiviati i capisaldi del passato, che sapesse reggersi in maniera convincente sulle proprie gambe, per noi e per chi ci guarda di fuori. Allora, la riforma della pubblica amministrazione ha voluto essere un passo in questa direzione, la riforma delle pensioni sono voluti essere un passo in questa direzione, tutti quegli elementi che abbiamo portato a compimento per ricollocare il nostro paese nel campo dei paesi rispettabili e compatibili con tutti quelli che ci stanno attorno sono anch'essi dei passi in quella direzione. La riforma tributaria era un altro passo importante, perché si trattava di mettere mano a una riforma obsoleta, vecchia di oltre, è stata fatta nel 85-86, quindi non più adatta, 84, non più adatta a quello che è la realtà odierna,
si trattava di mettere in campo una riforma che potesse da una parte dare sicurezza e prospettiva al bilancio dello Stato, come ci è stato chiaramente chiesto da organismi internazionali, e dall'altro mantenere comunque quella caratteristica propria di un sammarinese della nostra economia, della nostra società, cioè quella di una tassazione tutto sommato contenuta. Io credo che sia stato fatto un buon lavoro, in maniera molto faticosa, ma è stato fatto un buon lavoro, ma soprattutto dal punto di vista strutturale. È chiaro che mettere in campo una riforma tributaria non è una cosa che si fa per acquisire consenso. Anche nell'84 è stato dir poco tempestosa il varo allora di una riforma tributaria, perché sono gli elementi che poi toccano da vicino anche le persone, c'è grande sensibilità e ci sono anche diversità di vedute, però quella riforma permetteva di intanto creare una struttura moderna e permetteva, perché dentro aveva questi strumenti, poi di intervenire per fare degli aggiustamenti. E sono nati delle polemiche molto consistenti sulla scelta fra i scaglioni oppure la tassazione progressiva, oppure se dovesse essere una sorta di imposta fissa a carico di certe categorie e non altre. Questo rientra nel novero di una serie di discussioni che sono state un po' in tutti i paesi che hanno affrontato questi temi, ma c'erano i margini secondo noi per risolverlo. L'importante era mettere un punto fermo su questo percorso di riforma del nostro paese. Purtroppo, questo lo dico con grosso arricchimento personale, anche perché purtroppo quella riforma di fatto è diventata un terreno di scontro politico. Molte cose che sono successe attorno a quella riforma non sono state per i contenuti di quella riforma, perché attraverso quella poi si doveva fare altro. E qui, tornando al discorso della responsabilità, io credo che la politica debba per forza avere un'etica, non può essere, si può fare tutto quello che è possibile fare e ci deve essere anche quello che non si deve fare, e quando sono in gioco gli interessi generali del paese non si possono piegare questi interessi a qualche gecchino partitico o politico di parte. Bisogna saper guardare in prospettiva, perché sennò vuol dire ripiombare in quel passato che ci ha portato in diverse occasioni sull'orlo del disastro, perché in questi 3-4 anni abbiamo visto molte volte il nostro paese rischiare la propria sovranità, l'abbiamo visto molte volte. Fortunatamente, tutto sommato, ci stiamo tirando fuori. Il segretario credo che abbia dato quell'altro una visione prospettiva abbastanza obiettiva da questo punto di vista, anche se rimangono molti problemi, soprattutto su quel percorso che diceva anche Mussoni di modernizzazione. Allora, e quella riforma sì, purtroppo è stata utilizzata come ahimè è venuto in passato in altre occasioni, come uno strumentino di scontro politico. Io credo che sia stato perso un'occasione. Credo però che il prossimo governo in tempi veloci non potrà fare a meno di affrontare quel tema, e auspico che poi lo si possa fare magari portando a sintesi anche quegli elementi che hanno provocato delle tensioni, fra l'altro in maniera assolutamente trasversale, anche all'interno delle stesse categorie professionali, per esempio quelle dei lavoratori autonomi, ci sono visioni diverse, anche diametralmente diverse su alcuni aspetti, quindi credo che ci sarà il tempo, anzi dovrà esserci sicuramente il tempo per riprendere un po' le file del discorso. Purtroppo questo è stato uno di quegli elementi che credo, visto che si è iniziato questa serata volendo parlare di messaggi di responsabilità e di credibilità da passare ai giovani, non sia stato assolutamente un messaggio in quella direzione che non tutta la politica, ma una parte della politica ha dato a questo paese. E quindi, sempre per completare, arriviamo alla terza domanda dei ragazzi, poi naturalmente se su questo ciascuno di voi è libero di circoscrivere o intervenire. Ci sono le elezioni tra 3 mesi e i ragazzi chiedono alleanze, candidature e programmi che concretamente testimonino la volontà di fare buona politica per il bene comune. Ripartirei da Cenci, prima si è parlato di aperture e quindi di coalizioni aperte al dialogo, no? Ragionare insieme temi sui quali dibattere davvero, da condividere. Per rispondere ai ragazzi, che alleanze saranno, per quale bene comune? Bella domanda. Il concetto è che questa legislatura sarà una legislatura chiave per il futuro del nostro paese, quindi per forza il programma che dovrà essere condiviso, la legge elettorale favorisce questo,
dovrà per forza essere teso a identificare quello che vogliamo diventare da grandi, cioè quello che questo paese deve diventare nel lungo periodo, e come dicevo prima, strutturare una serie di interventi anche nel contingente per contrastare il momento che stiamo vivendo. Per questo, proprio perché è così importante, proprio perché è così determinante per tutti, dovrà essere sia condiviso dalle forze politiche che comporranno le varie alleanze, le varie coalizioni, ma dovrà essere assolutamente condiviso da tutta la cittadinanza, non solo dalle forze sociali, professionali, eccetera, ma proprio da tutta la cittadinanza, perché solo se la maggior parte della cittadinanza sposerà questo progetto, allora il progetto avrà una possibilità di arrivare a buon fine. Faccio un passo indietro, approfitto parlando di riforma fiscale, perché insieme ai colleghi di questo tavolo e anche a molte delle persone che sono qua di fronte abbiamo lavorato tanto su questo progetto, e questo è secondo me un esempio di come un lavoro possa venire tranquillamente strumentalizzato in momenti così difficili, perché mentre in altri momenti forse ci sarebbero stati meno problemi, in momenti così difficili il tema si presta ad essere utilizzato. Mi spiego la riforma fiscale. La riforma fiscale sono 170 articoli, 159 articoli, tutti tecnici, quindi sono tutte imposte, detrazioni. Io credo che oltre ai personaggi che ci hanno lavorato sopra, forse altre 20 persone l'avranno letta, eppure tutti davano il proprio giudizio. Arrivavano: ah, la riforma fiscale è bruttissima, l'hai letta? No. Ah, ma me l'ha detto mio amico. Ah, la riforma fiscale, questo non va bene. Ma non è così. Ah, ma me l'ha detto. Quindi questo è per dirvi che in un momento in cui la politica deve ritrovare la sua credibilità, no, la sua credibilità, la sua, una autorevolezza, deve avere un'autorevolezza ritrovata, è molto più semplice contrastare dei provvedimenti anche se non si conoscono. Una cosa, anche se non è vera, può essere verosimile, basta che la dica l'omino del bar che magari prende il caffè insieme a noi la mattina. La verità è che questa riforma era un buon progetto di legge, sicuramente non risolveva i problemi, tanti problemi, però metteva ordine in modo molto equilibrato a un argomento che è stato modificato, riformato l'ultima volta nel 1984, e dal 1984 ha avuto un trentennio di modifiche continue, di sovrapposizioni, di incastri, e che comunque aveva portato a una legge attuale che in un momento come questo è assolutamente inadeguata. Io non parlo del fatto, ad esempio, che molti redditi non erano tassati, oppure tassati male in modo diverso, parlo semplicemente del fatto che in un momento di crisi come quello in cui stiamo entrando, in quello in cui siamo entrati, la normativa fiscale che noi abbiamo oggi non ci consente, ad esempio, di capire chi ha soldi o chi no, non ci permette di capire chi ha redditi e chi no. Quindi se noi dobbiamo fare un intervento di politica sociale, di aiuti, di sostegni, noi non sappiamo effettivamente, sulla base della norma fiscale, sulla base della dichiarazione dei redditi, se le persone ai quali forniamo assistenza sono magari miliardari perché hanno redditi che non compaiono nella dichiarazione o no. Questa è una delle cose, poi ci sono tutte le altre, perché comunque venivano introdotti una serie di sanzioni pesanti, venivano tolte una serie di privilegi, venivano comunque inseriti delle agevolazioni importanti per le imprese che ne avevano bisogno, venivano fatti accertamenti molto severi, molto puntuali, cosa che era stata fra l'altro spiccata anche da molti organismi internazionali. Questo per tornare a dire che è vero, probabilmente è stata utilizzata male,
per uno scontro politico di cui oggi non avevamo bisogno. Magari se si voleva trovare uno scontro si poteva trovare un altro argomento, magari che non avesse impegnato le forze politiche di maggioranza e anche di opposizione per più o meno 3 anni. Simone Celli, abbiamo 2 domande aperte del Movimento Giovanile, 2 ancora, la riforma tributaria se ritiene di intervenire, e ancora questa domanda: in vista delle elezioni, alleanze, candidature e programmi, in che modo testimoniano la volontà del vostro partito di andare incontro al bene comune? Noi stiamo facendo un ragionamento legato principalmente alla situazione del Paese e quindi noi riteniamo che questo sia il momento della definizione di una piattaforma politico-programmatica dell'emergenza fondata su alcune priorità di fondo, alcune priorità sulle quali io mi auguro ci possa poi essere un confronto allargato, un confronto ampio, un confronto che, a prescindere poi da quale sarà il governo dopo le elezioni dell'11 novembre, possa poi far emergere uno spirito di coesione nazionale profondo, vero, serio, responsabile, perché in questo momento, ripeto, a prescindere dai ruoli istituzionali che verranno sanciti dal passaggio elettorale dell'11 novembre, io credo che dovrà emergere, nel vero senso della parola, una grandissima unità di intenti, una grandissima coesione, perché per far fronte a delle sfide impervie, delle sfide importantissime, come quelle che dovrà affrontare il nostro Paese, io credo che sarà necessario appunto compattare quanto più possibile il quadro politico e trovare un'unitarietà di intenti ed obiettivi su alcune priorità.